belluca. Ti piace sentirti dire povero, fare la vittima? Povero belluca! Povera belluca! Povero belluca, lo posso dire solo io! Il capo ufficio lo sfrutta, i colleghi non lo stimano. A casa nessuno lo rispetta. Subito, signor cavaliere. Subito. Quando è che ti consolerai da questo tormento? Quando è che ti leverai i paraocchi? Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita. In una vita intendo che potessi riconoscere come mia. Da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, la quale ora improvvisamente m'appariva così vestita, così messa su, mi pareva come estranea a me. Come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura. Ma che vita vorresti, scusa? Non lo so, una qualunque, ma non questa. Senza altra memoria che non fosse di partite aperte, o di partite semplici, o doppio, o di storno, e di defalchi, prelevamenti, impostazioni, note, casellari, libri mastri, partitari, stracciafogli e via dicendo. Il treno, signor cavaliere. Il treno? Ma che treno? Ha fischiato. Ma che diavolo sta dicendo? Stanotte ha fischiato. L'ho sentito fischiare. Il treno? Sì, signore. Aviti l'occhi belli e la bocca durusa. Anetti, anetti.